Salve amici, bentrovati da Onofre Colucci qui da Runway Sport nel Qatar. Continuiamo ancora una volta a parlare di pronazione. Parliamo delle sue cause ed effetti. Cominciamo dalla più ovvia. Le fasciti plantari sono correlate con la qualità del movimento del piede. Solitamente è la porzione mediale della fascia plantare a soffrire maggiormente di questo caso, in particolare l'inserzione sul calcagno dell'adduttore, dell'alluce. Anche in questi casi risulta determinante controllare il movimento del piede. Sembra proprio che l'unico possibile rimedio sia proprio il plantare. L'ortesi plantare è il rimedio più logico. Non ha senso quindi crearsi una situazione di sovraccarico e poi cercare di contenerle con terapie che possono dare dei risultati solo temporanei. Meglio un rimedio definitivo, partendo dalla natura anatomica del problema, con lo scopo quindi di ottimizzare la tipologia dello stesso appoggio. Il plantare deve essere progettato da specialisti esperti di biomeccanica, ovviamente, avvalendosi delle tecnologie CAD/CAM tra le più avanzate dal punto di vista progettuale, al punto che il plantare stesso può essere utilizzato con scarpe neutre o con leggere antipronazione, a patto che la base di appoggio della calzatura non condizioni il suo alloggiamento. Il plantare concede inoltre la possibilità di utilizzare una scarpa più leggera, più flettente, più flessibile, assolvendo lui stesso tutti i compiti legati al controllo dell'appoggio del piede stesso. Il concetto moderno del plantare è quindi assimilabile a quello di trasduttore di forza, ovvero uno strumento che facilita la trasmissione della forza dal piede alla calzatura e, data l'unicità del singolo piede, è corretto pensare che la personalizzazione del mediatore costituisca la via migliore per non disperdere inutilmente energia e preservare quindi l'integrità anatomica dello stesso piede. Ci fermiamo qui nuovamente e continueremo ancora a parlare di pronazione, cause e effetti nel prossimo video. Un caro saluto da Onofre Colucci qui da Runway Sport a Nicattaro. Continuate a seguirci su www.runwaysport.it. Ciao, a presto a tutti.